Buongiorno. Sto per far cadere il telefono. Ciao. Buongiorno, buonasera o buon pomeriggio, dipende dall'ora in cui guardate questo video. Incominciamo col dire che sicuramente avrete notato che ho tolto. Non devi tossire. Sì. Sicuramente avrete notato che ho tolto il grandangolo dalla macchina fotografica. Questo è perché è molto più comodo da portare in giro senza grandangolo. Lo so che probabilmente col grandangolo l'effetto era più bello, ma ho deciso di toglierlo perché anche quando facevo i vlog che dovevo portarmela in giro, il grandangolo è tipo un pezzo così più grande che comunque tu devi portare in più e quindi è scomodo, quindi l'ho tolto. In secondo luogo vi volevo esortare ad andare a mettere mi piace alla mia pagina di Facebook, link nell'info box, perché ieri abbiamo raggiunto i 1000 mi piace, quindi sono molto fiera di me e di voi. Grazie. E tra l'altro sto anche raggiungendo i 4000 iscritti sul canale, quindi grazie ancora di più. Benissimo, detto questo incominciamo con questo video che sicuramente, come avrete letto qui sotto, è il... che come avrete potuto capire dal titolo qui sotto è il celebrity crush tag. La celebrity crush è la celebrità per cui hai una cotta. Ci sono varie domande e ora risponderò. Celebrity crush di quando eri giovane, ne ho due. La prima è l'inevitabile e inconfondibile Zac Efron. Chi non è stata innamorata di Zac Efron? Nessuno, credo. Sì, quindi Zac Efron. La seconda è Leonardo DiCaprio. Io ero tipo innamorata di Leonardo DiCaprio. Pazzamente. Celebrity crush del tuo stesso sesso, sicuramente Troian Bellisario, che interpreta Spencer in Pretty Little Liars, è troppo figa, troppo troppo figa, e sono innamorata di lei. Celebrity crush over 40, qui ho da raccontarvi un aneddoto. Chiunque di voi abbia visto Forrest Gump, credo tutti, potranno capire questo aneddoto. In pratica, ovviamente l'attore che fa Forrest Gump è Tom Hanks, e lui, in caso voi non lo sapeste, ha una casa ad Antiparos, che è un'isola della Grecia. Un'estate ero andata in Grecia con la mia famiglia, e un giorno l'ho visto mentre faceva jogging e gli ho urlato "Run, Forrest, run". Wow. Quindi la mia celebrity crush per 40 è lui. Celebrity crush per una boy band, non lo so. Dillo, chi è la mia celebrity crush per una boy band? One Direction. Ciao. Va bene. Hashtag la mia celebrity crush per una boy band, appunto, sono gli One Direction. Lo sapevo. Celebrity crush per una persona più giovane di te, devo dire Luke, che non ho idea di come si chiama, di Hey Jesse, che è il bambino che fa troppo ridere. L'attore si chiama Cameron, mi dicono dalla regia, e boh, è troppo carino, poi fa ridere. Bene, questo video tag era davvero corto e inutile, quindi è già terminato. Io mi scuso per questo video inutile, ma dovevo fare un video, non sapevo che video fare, quindi ho deciso di fare questo. Sto parlando troppo veloce. No, no, Sofia, se vuoi vedere la scella alla telecamera. Ma ci sono i capelli, schifo. Non le vedo. Ma fa schifo, si sente la puzza dallo schermo. Devo dire una cosa. Gratti il sedere. Non mi sto grattando il sedere. È la schiena. Bene ragazze, questo video è terminato, io non ho nient'altro da dirvi, andate a leggere l'info box e a seguirmi su tutti i social network, mettete a questo video un super pollice in su, mi raccomando, e commentate qui sotto scrivendomi se questo video vi è piaciuto, se siete d'accordo pollice con me in giù. Con le celebrity crush, e per farmi sapere qualsiasi cosa io leggo sempre pollice tutti i commenti. Pollice in giù, pollice in giù!